Mezzanotte 39, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale al G20 di Amburgo, primo faccia a faccia fra Donald Trump e Vladimir Putin, un incontro di due ore al termine del quale viene annunciata un'intesa per una tregua nel sud-ovest della Siria. Nella città tedesca intanto anche oggi durissimi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, vediamo. Un faccia a faccia, il primo in assoluto tra il presidente americano Trump e quello russo Putin, atteso da mesi. Un incontro che doveva durare mezz'ora ma che si è protratto per oltre due ore e che ha prodotto come risultato più importante l'accordo su un cessate il fuoco nel sud-ovest della Siria, concordato anche con Israele e Giordania. È stato questo il momento più importante del primo giorno del G20 di Amburgo. Siria, appunto, Ucraina, Corea del Nord e cybersicurezza, questi i principali argomenti toccati, ma prima di tutto i due hanno affrontato la questione delle interferenze di Mosca nella campagna elettorale americana, negate seccamente da Putin. C'è stato un confronto franco, ha dichiarato il segretario di Stato americano Tillerson, presente al colloquio con il suo collega russo Lavrov, il quale ha detto che sul tema Trump ha accettato la posizione del leader del Cremlino. Tutto questo mentre ad Amburgo non si fermavano le proteste anti-G20, proteste in gran parte pacifiche ma trasformate in violenta guerriglia urbana da un piccolo numero di dimostranti, circa 200 agenti feriti e decine di manifestanti. Stanti fermati il bilancio degli scontri proseguiti fino a poco fa e che hanno stravolto il programma dei partner dei leader, con Melania Trump rimasta in hotel per ragioni di sicurezza. E in Italia bufera politica dopo il post di Matteo Renzi sui migranti. Non possiamo accogliere tutti, numero chiuso e cooperazione per aiutarli a casa loro, ha scritto Renzi, parole tratte dal libro dell'ex premier che uscirà la prossima settimana e che scatenano attacchi da sinistra e da destra, ma la linea annunciata dal segretario PD viene confermata da Amburgo, anche dal premier Gentiloni, che dice non c'è una capacità illimitata dell'accoglienza. Non abbiamo il dovere morale di accogliere in Italia tutte le persone che stanno peggio, ma abbiamo il dovere morale di aiutarli e di aiutarli davvero a casa loro. È la nuova linea sull'immigrazione di Matteo Renzi, spiegata oggi in un post su Facebook e tratta dal suo libro Avanti in libreria da mercoledì. Bisogna uscire dalla logica buonista e terzomondista, spiega il segretario del Partito Democratico, che chiede un tetto al numero di ingressi. Le frasi pubblicate sui profili social del PD scatenano una bufera di polemiche. Perché se le stesse cose le dico io sono razziste? Si chiede Matteo Salvini, che invita Renzi ad agire paventando il rischio di scontri sociali nelle città. Dello stesso tenore le critiche che arrivano dal Movimento 5 Stelle. Dicono che le nostre proposte sono da razzisti e poi sono riprese pari pari da un loro ministro, mentre un altro dice il contrario. A pagare la loro incapacità totale sono gli italiani, si legge nel blog di Grillo. Attacchi anche da sinistra, sia Scott di MDP che Fratoianni di Sinistra Italiana sottolineano l'analogia con gli slogan della Lega. Il post viene rimosso, ma Renzi non rinnega il suo ragionamento e invita a non estrapolare affermazioni dal ragionamento complessivo. In suo sostegno da Amburgo arrivano le dichiarazioni del premier Paolo Gentiloni. È normale ragionare sul fatto che non c'è una capacità illimitata di accoglienza. Polemiche anche sull'operazione Triton. Renzi nega che sia stata la causa degli sbarchi solo in Italia e punta il dito contro i regolamenti di Dublino firmati dai governi Berlusconi e Letta. Gli interessati respingono le accuse al mittente, mentre Emma Bonino ribadisce che fu probabilmente un negoziato del governo Renzi con l'Europa nell'ambito di Triton a stabilire che gli sbarchi debbano avvenire in Italia. La cronaca adesso, tragedia questa mattina a Torre Annunziata in provincia di Napoli, una palazzina crolla provocando la morte di 3 persone ma altre 5, tra cui 2 bambini, risultano ancora disperse, ancora da chiarire le cause del crollo. Non si fermano le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina Torre Annunziata. 3 morti è il bilancio del disastro, ma mancano l'appello almeno altre 5 persone che erano nel palazzo al momento che è crollato. I soccorritori stanno lavorando senza sosta e si sono attrezzati anche per la notte, estratti i primi corpi dalle macerie. Apparterrebbero ad una famiglia, padre, madre e figlio 25enne, si cercano anche 2 bambini dispersi di 7 e 14 anni e i loro genitori. L'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione ha ceduto improvvisamente. La gente racconta di un enorme boato, poi chi si è affacciato ha visto una nuvola di fumo. La palazzina si era letteralmente sbriciolata, a cedere è stata l'ala dell'edificio
in cui erano situate le camere da letto. Dormivano tutti a quell'ora e, svegliati nel sonno, gli abitanti del palazzo non sono riusciti a fuggire. Per tutta la giornata, vigili del fuoco, protezione civile, polizia, carabinieri hanno scavato a mani nude. Sul posto anche il questore di Napoli, De Jesu, e i vertici della procura di Torre Annunziata per far luce sull'accaduto, aperta un'inchiesta. Il sindaco Enzo Ascione ha commentato: era una palazzina messa male e potrebbero aver influito anche le vibrazioni, le sollecitazioni del passaggio dei treni. La struttura si trova sulla ferrovia. L'ufficio tecnico comunale ha acquisito tutti i documenti relativi all'immobile dove erano in corso i lavori di ristrutturazione ai piani inferiori. Ha respinto tutte le accuse il PM Henry Woodcock, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Consip e ascoltato oggi dal procuratore capo di Roma Pignatone, dai sostituti Ielo e Palazzi. Nessuna dichiarazione all'uscita della caserma di via Inselci, ma secondo alcune indiscrezioni il PM avrebbe fornito ai colleghi romani alcuni elementi che dimostrerebbero la sua totale estraneità. Già ascoltata per concorso la giornalista Rai Sciarelli, mentre Marco Lillo del Fatto Quotidiano ha chiesto di essere ascoltato. I due giornalisti affermano comunque di non aver avuto nessun ruolo nella vicenda. La Corte di Cassazione ha revocato la condanna per Bruno Contrada, 85 anni, ex numero 2 del SISDE, condannato in via definitiva a 10 anni di carcere, già tutti scontati, per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex funzionario di polizia era stato arrestato nel 1992 e in primo grado aveva ricevuto una pena di 10 anni di carcere, sentenza poi confermata in via definitiva solo nel 2007. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale Contrada si era rivolto 2 anni fa, aveva però sancito che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato riconosciuto come reato solo nel 2014, cioè 2 anni dopo che Contrada era stato arrestato. Non odio nessuno, ma se incontrassi i miei accusatori cambierei strada, ha detto oggi l'ex funzionario con l'allora PM di Palermo Di Matteo, che ha commentato così la sentenza. La collusione con la mafia resta accertata nella sua gravità. Ancora un caso internazionale tra Israele e Palestina per un voto dell'UNESCO, questa volta sulla tomba dei patriarchi di Hebron in Cisgiordania. L'UNESCO lo riconosce come sito palestinese del patrimonio mondiale. A favore della risoluzione presentata dai palestinesi si sono espressi 12 stati membri, 3 contro e 6 gli astenuti. Una decisione definita surreale dal premier israeliano Netanyahu, che ha deciso di tagliare 1 milione di euro di contributi all'ONU. Chiudiamo con lo sport, la Formula 1, con il colpo di scena seguito alle prove libere di oggi in Austria. Una penalizzazione costringerà Lewis Hamilton a partire almeno dalla 6ª posizione della griglia. Vediamo. La necessità di sostituire il cambio, che secondo il regolamento deve durare 6 weekend di gara consecutivi, costringerà Hamilton a 2 giorni tutti in salita, in griglia 5 posizioni meno. È anche un preoccupante allarme per la Mercedes sotto il profilo dell'affidabilità, una dote fondamentale per una monoposto che punta al successo finale. Dei problemi del britannico può approfittare la Ferrari, che non vince in Austria da 14 anni, ma che già nelle prove libere di oggi è sembrata in grado di insidiare la Mercedes. Un regalo forse inatteso, ma che potrebbe andare a pareggiare la domenica a nervi tesi di Vettel in Azerbaigian 2 settimane fa. Saranno decisive le qualifiche di domani pomeriggio, che il tedesco può affrontare senza l'ansia di dover sfidare sino all'ultimo giro il suo rivale in chiave campionato. Nel ruolo di terzo incomodo, oltre all'altra Mercedes di Bottas, oggi terzo, si può inserire la Red Bull, che ha piazzato Verstappen e Ricciardo in 4ª e 5ª posizione davanti alla Ferrari di Raikkonen. Ed è tutto, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.